Onore alle bandiere. Bene, buongiorno. Buongiorno e benvenuti al seminario sul piano strategico condiviso del distretto 2120 Puglia e Basilicata. Allora, questo inizialmente l'avremmo chiamato, pensavamo di chiamarlo seminario effettivo 2, vi ricorderete che abbiamo già un lavoro già fatto, un lavoro cominciato. Poi però abbiamo pensato di proiettarlo ulteriormente, questo lavoro e questa nostra attività, verso appunto il piano strategico condiviso. E probabilmente di queste parole, piano strategico, sono tutte importanti ovviamente, danno l'idea di quello che vogliamo fare, ma forse la parola più importante, e qui guardo e chiedo conferma, ma non ho dubbi, al nostro governatore, è condiviso. La condivisione di questo piano strategico vuol dire che non è un processo top down, non è un processo, diciamo, dall'alto pensato in pochi e poi comunicato. In realtà proprio noi vogliamo fare questo esperimento, lo state vedendo tutti nei nostri seminari, stiamo spesso coinvolgendo, praticamente sempre stiamo coinvolgendo i partecipanti per contribuire a quello che poi è un risultato che abbiamo cominciato a condividere e che continueremo a condividere e che è un primo passo verso appunto un piano strategico di distretto, che poi non vuol dire altro che un piano strategico che i club potranno utilizzare per mettere in atto le loro azioni. E vorrei cominciare con i saluti istituzionali, quindi in primis il nostro governatore Vincenzo Sassanelli. E poi vorrei rivolgere un pensiero affettuoso a Gianvito Giannelli, il nostro istruttore distrettuale, e Massimo Ballotta, che oggi non possono essere qui con noi per motivi di salute. Li salutiamo e li abbracciamo con tanto tanto affetto. E poi salutiamo i PDG Vito Casarano, Rocco Giuliani, Luca Gallo, Sergio Sernia, il governatore nominato Antonio Braia, e salutiamo anche il nostro trainer che oggi
diciamo, gestirà e condurrà gran parte delle nostre attività, il dottor Marco Rotella. E quindi facevo un cenno al piano condiviso, ne parleremo, nel piano strategico condiviso ne parleremo oggi. Questa è un'occasione che ci consente di interagire, pensare, discutere, conoscerci e gettare i semi di un'efficace programmazione di attività concrete per i nostri club e di farlo mentre godiamo della nostra amicizia, mentre interagiamo, ci conosciamo, è un'occasione per conoscerci e quindi, in una sola parola, mentre facciamo Rotary. Quindi, prima di dare corso al programma della giornata, che come avete visto è meno strutturato del solito, proprio perché le parti salienti saranno i contributi dai tavoli, io vorrei invitare adesso per i saluti Massimo Cassanelli, assistente del governatore, che diciamo, è anche, siamo diciamo così, a casa sua anche, quindi lo chiamiamo sul palco per rivolgerci un indirizzo di saluto. Prego Massimo. Bene, buongiorno a tutti. Rinnovo i saluti formulati dal nostro segretario, da Nino, e do soprattutto a tutti voi un caloroso benvenuto qui a Bisceglie da parte dei presidenti del raggruppamento BAT, quindi dei club di Bisceglie, di Andria, Castelli Svevi, Barletta e Trani, che oggi sono i club organizzatori di questo bellissimo evento. Io ringrazio il nostro governatore Vincenzo e tutto lo staff distrettuale per aver pensato di tornare per la seconda volta a Bisceglie durante questo anno rotariano per una serie di questioni anche logistiche, ma soprattutto perché questo è un seminario che si pone in continuità con quello che abbiamo vissuto lo scorso 28 ottobre sul tema dell'effettivo. Un seminario nel quale abbiamo sperimentato questa formula nuova dei lavori ai tavoli che così tanto entusiasmo ha suscitato nei soci del nostro distretto e che sta dando risultati molto proficui nelle varie attività che abbiamo portato avanti. Questa volta l'organizzazione forse è stata un tantino più semplice perché era una formula già collaudata. E mi fa molto piacere che a Bisceglie si parli di piano strategico condiviso, quindi di questa ottica di condivisione, e di un piano strategico che sicuramente si pone anche in relazione con quello che è il piano d'azione del Rotary International, aumentare l'impatto dei nostri progetti, dei nostri service, ampliare la portata delle nostre azioni, migliorare il coinvolgimento di tutti gli interessati e accrescere la nostra capacità di adattamento. Alcuni club, in vista di questo seminario odierno, hanno organizzato anche degli incontri di formazione sul tema del piano d'azione del Rotary International, e questo è molto importante perché anche nelle attività formative che svolgiamo, oltre a raccontarci, come spesso facciamo, le origini del Rotary, la sua storia, la sua evoluzione, è molto importante parlare delle linee guida che riceviamo da Rotary International e di quello che può essere il futuro del nostro club. A me fa molto piacere personalmente anche partecipare a questo seminario perché mi appresto, come ha già diffuso il governatore, a gestire una sessione della convention internazionale del Rotary che si svolgerà a Singapore a fine maggio, una sessione che avrà per tema Integrate Rotaract, an amazing experience, integrazione del Rotaract, una esperienza straordinaria. Questo è il titolo che io ho proposto e mi piace sottolineare il sottotitolo che invece ha scelto il Rotary International sulla base del canovaccio che io ho fornito di quelli che saranno gli argomenti che tratteremo. Il Rotary International ha scelto questo sottotitolo: promuoviamo il nostro piano di azione integrando il Rotaract in maniera efficace. Quindi ancora una volta l'accento del Rotary International è sul piano d'azione e anche sull'integrazione del Rotaract. Qui vedo il nostro RD Francesco Clarizio, l'RD nominato Giuseppe De Fini, abbiamo il presidente del Rotaract di Bisceglie e tanti altri amici. Quindi sicuramente lavoreremo insieme. E il piano di azione si realizza lavorando soprattutto sui progetti. Anche per questo i club organizzatori oggi hanno scelto di
non ci sarà, come si usava in passato, l'omaggio, no, da portare a casa a fine giornata, un po' perché i sospiri li avete già assaggiati l'altra volta. Oggi, un po' a sorpresa, li abbiamo fatti trovare qui sui tavoli come benvenuto a colazione, ma anziché il tradizionale omaggio, i quattro club del raggruppamento BAT contribuiranno in maniera concreta alla realizzazione della fiera dei progetti in programma a fine aprile qui nel nostro distretto su iniziativa del governatore. Quindi io ringrazio ancora tutti voi per essere presenti, ringrazio Vincenzo e auguro a tutti voi una giornata proficua che ci aiuti a realizzare quella che è la vision del Rotary International. Crediamo in un mondo dove tutti i popoli insieme promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane e in ognuno di noi. Grazie. Grazie Massimo, grazie anche per aver sottolineato la mia mancanza. Prima non avevo visto, non mi era capitato di vedere Francesco Clarizio e l'amico De Fini, che invece approfitto adesso per salutare e diciamo facciamogli un applauso anche in maniera da compensare questo piccolo... Soprattutto a Giuseppe, che è stato nominato 2 settimane fa o 3 settimane fa nuovo RD nominato. Esatto, quindi con uno sguardo, come sempre, uno sguardo al presente e al futuro. E adesso lascio il palco al nostro governatore per la sua introduzione. Da Cassanelli a Sassanelli, va bene. Bene, buongiorno a tutti. Io devo ovviamente mandare da questo palco gli auguri più affettuosi, più veramente di cuore, sia all'amico di una vita, Gianvito, sia a un amico del Rotary, che è Massimo. Non li abbiamo per 2 differenti motivi, per entrambi ascrivibili a questioni di salute. Dobbiamo sperare che rientrino il più presto possibile tra di noi, perché sono delle persone di grandissimo vaglio, grandissimo veramente, e vorrei che tutti quanti noi avessimo per loro un attimo un pensiero e un augurio speciale nella speranza di riaverli fra di noi. E siccome la vita è una ruota, un po' come il Rotary, ci sono le notizie meno belle, ma ci sono anche le notizie molto belle. E la notizia molto bella che voglio darvi oggi è che il distretto 2120 ha, in una persona, ha vinto un premio che si assegna una volta all'anno a una sola persona in tutto il mondo, e che è il Rotary Global Service Award. È il premio che viene dato a un beneficiato della Rotary Foundation che nella sua vita professionale e non si sia poi distinto per l'impatto del suo servire nel mondo, nella comunità mondiale. E per la prima volta questo distretto ha avuto il piacere di vincere questo premio. Lo ha vinto in una persona a me carissima, peraltro, una persona che ha cominciato la sua vita professionale, che quando ne parla dicendo che gli ha cambiato la vita davvero, andando ad avere una borsa di studio presso i Bell Technologies Laboratory o qualcosa di simile, se sbaglio il nome poi lui lo correggerà, una persona che però evidentemente, come è la ratio di questo premio, che premia chi l'impatto che le opere della Rotary Foundation e del Rotary hanno nei confronti delle persone del mondo, evidentemente ha saputo
restituire a, a Rotary, al mondo, il bene che, di cui aveva beneficiato in partenza. Questa persona è Nino Scamarcio, il nostro segretario distrettuale. Vi prego di fargli un bel applauso, un grande applauso. E allora veniamo alla giornata di oggi, a quello che dobbiamo dirci. Io ovviamente per parte sostituirò, per quanto mi è possibile, Gianvito, ma lo terremo fermo sempre nel nostro programma, nella speranza che la prossima volta lui sia con noi. Con il seminario della leadership che abbiamo tenuto alla chiusa di Chieti e del Berobello, abbiamo terminato quelli che sono i seminari obbligatori. E però, come potete immaginare, rimanere da gennaio a giugno, quando avremo l'ultimo, che è il congresso, rimanere senza far nulla poteva essere un elemento non piacevolissimo. E nello stesso tempo, nell'idea di programma che ci siamo fatti quando abbiamo studiato per quest'anno, volevamo fare qualche altra cosa, qualcosa di pensiero, qualcosa di azione, e poi ad un certo punto è successo quello che è successo il 28 di ottobre scorso, quando abbiamo fatto quell'analisi SWOT, quel modo diverso, nuovo per noi di fare una riunione distrettuale, ed è sembrato, o addirittura ci sono state una serie di persone che me lo hanno chiesto, di continuare su quel sentiero che stavamo tracciando. Noi non pensavamo di fare un seminario sull'effettivo 2, come all'inizio avevamo chiamato questo seminario. Anzi, se io vi devo dire la verità, io al seminario sull'effettivo, nonostante abbia partecipato sempre, sono anche un pochettino, insomma, ho qualche remora, perché talvolta ci siamo parlati addosso dicendoci sempre le stesse cose, con curve e diagrammi che più o meno si assomigliano ogni anno. Però mi è stato chiesto. E allora dovevamo dargli una finalizzazione. Voi lo sapete, il Rotary è azione, cioè è fare qualche cosa, non è parlare. Non è mai stato parlare. E allora abbiamo pensato di arrivare a fare il piano strategico sull'effettivo, cioè darci delle regole, delle maniere di affrontare uguali per tutti, che segnino la rotta per i prossimi 3-5 anni, perché di questo si tratta, un piano strategico ha una durata di 3-5 anni. Certo, non lo potevamo fare su tutti gli argomenti, perché ne avevamo trattato uno solo, e allora abbiamo focalizzato l'attenzione su questo, sulle nostre minacce, sulle nostre opportunità, punti di forza, di debolezza, per arrivare a parlarne oggi, a sentire quello che pensano i tavoli, quello che pensano le persone singole, non ha importanza, e poi concludere questa azione con delle indicazioni che poi saranno tradotte in italiano corrente in una paginetta e mezza, che possa, diciamo, farci capire come dobbiamo gestire l'effettivo nei prossimi tempi, sia l'effettivo in termini di nuove entrate, di soci e di club, sia in tema di mantenimento dell'effettivo. E allora ragioniamo un attimo su, scusate, ma io ho qualche appunto che purtroppo, su che cos'è e perché un piano strategico. Il cos'è è facile, è qualcosa che ci indica la rotta, no? Ci indica
quello che è la nostra strada, quello che è il nostro sentiero per un certo tipo di azione, e perché noi abbiamo bisogno di un piano strategico, perché il piano strategico ci riunisce tutti sotto la bandiera di azioni similari, perché queste abbiamo pensato tutti insieme che siano le azioni migliori. Ecco, Nino lo ha detto benissimo, non è tanto piano strategico la parte del nome di questo seminario a cui io ci tengo, ma è quel condiviso. Forse ve ne siete accorti. Io e tutti gli amici che stanno collaborando con me abbiamo inteso dare a questo anno un taglio, come dire, popolare, democratico. Cioè tutti devono avere la voce. Non che questo non sia stato fatto negli altri anni, per l'amor di Dio, però noi lo stiamo facendo continuativamente. Abbiamo sempre, se non facciamo questo lavoro ai tavoli, abbiamo lasciato e lasceremo sempre un ampio spazio alle vostre voci. Perché è la cosa più importante di tutti, quella di ascoltare e di decidere dopo l'ascolto. Perché a qualcuno toccherà sempre il ruolo di decidere. Quest'anno a me o ai miei amici più vicini, l'anno prossimo a qualcun altro. Ma questa è la storia. L'anno prossimo ci sarà Lino, poi ci sarà Antonio, poi ci sarà l'altro Antonio e così via. Qualcuno deve decidere. E allora facciamolo avendo ascoltato il maggior numero di voci. Io vi invito a parlare. Non abbiate paura, perché anche da cose che sembrano inezie possono nascere elementi particolarmente importanti. E allora ragioniamo un attimo su quelle che sono le nostre mete. Adesso io mi astraggo per un attimo dal tema, dal core business della riunione odierna. Quali sono le nostre mete per l'effettivo? Certo, non una ampliamento dei nostri soci senza delle certezze, i nostri soci devono essere delle persone di buon carattere, devono essere delle persone disposte a servire, devono essere delle persone di un certo vaglio, devono essere tutto quello che noi ci diciamo spesso. A questo non dobbiamo rinunciare per il numero, ma il numero è importante. Una pianta che non cresce è destinata a perire, l'ho detto 5.000 volte nella mia vita questa frase, è una frase che mi ha accompagnato sempre. Una pianta che non ha le foglie verdi è destinata a perire. Questo è un altro elemento fondamentale. Noi dobbiamo avere... Certo, ci sono le persone che qualche volta si devono allontanare, poi ci sono quelli proprio iottosi a lavorare, però dobbiamo coinvolgerli. E allora quali sono le nostre mete? Beh, la prima mi sembra una cosa normale, ringiovanire il parco soci, perché i nostri veci, i nostri vecchi, i nostri soci anziani, tra i quali ci sono ovviamente anche io, sono oggi capaci di trasferire una serie di valori che, se noi aspettiamo ancora molto, si perderanno. E invece noi quei valori li dobbiamo trasferire tutti e per intero. Vedete, ne ragionavo poco fa fuori, ma avevo pensato di dirlo in assoluto. Quando io sono entrato nel Rotary, un po' più di 20 anni fa, io ero un quarantenne che parlava la stessa lingua
dei sessantenni, dei settantenni, degli ottantenni che erano nel club. Facile, parlavamo tutti con un linguaggio identico. Oggi far entrare un trentenne o un quarantenne significa avere delle persone che per parte, non in toto, hanno linguaggi completamente diversi dai nostri, hanno mete completamente diverse dalle nostre, hanno modalità di riflessione completamente diverse dalle nostre. E allora dobbiamo fare presto a contaminarci, giovani e anziani. Dobbiamo fare presto, perché se non lo facciamo, la nostra generazione sarà passata senza lasciare una traccia all'interno dei nostri club. Questo è un elemento importante, un elemento sul quale io vi chiedo di riflettere, perché sono elementi importanti per il nostro futuro, per la nostra vita. Un altro elemento. Noi dobbiamo tentare di avere un effettivo molto variegato. Dobbiamo andare a cercare persone che non facciano sempre le stesse professioni. Ingegneri, avvocati, medici vanno benissimo, per l'amor di Dio. Però ne abbiamo anche un po' tanti. Qualche digital marketing, qualcuno che parla la lingua del domani, qualcuno che parli di comunicazione, qualcuno. Cioè ci sono tanti settori nei quali noi siamo completamente o quasi completamente assenti. E invece no, lì dobbiamo andare, perché quelli sono i mestieri del domani. E quindi andare a pareggiare le varie professioni. Ancora, ma non sono in ordine di importanza, sono solo degli elementi. Dobbiamo ridurre il gap che c'è fra uomini e donne. C'è un numero di donne che è all'incirca il 20%, è un numero di uomini che è circa l'80%. Ora, io durante le visite ho parlato di contaminazione delle sensibilità, dei codici di comportamento e cognitivi, di tante cose che sono certamente diversi fra un uomo e una donna. Ma queste cose sono esattamente quelle che ci servono per ampliare la nostra mente, la mente dell'associazione, voglio dire, non personale. Noi abbiamo bisogno di diversità all'interno della nostra associazione o del nostro movimento, come piace dire a Titta, al quale mandiamo un saluto, anche lui ha un po' di febbre oggi, che io sappia. E noi abbiamo bisogno di questo, perché più saremo diversi al nostro interno e più riusciremo a intendere fatti diversi per andare a capire quali sono i bisogni, le necessità. Se io non ho rapporti con un giovane, posso presumere quali siano i suoi problemi, ma li presumo sulla base della mia esperienza di quell'età. Ragazzi, è cambiato tutto. Il mondo è cambiato per intero. Sono una generazione completamente diversa da noi. Non potremo intenderli, allora li dobbiamo tenere dentro. Se parliamo di donne è la stessa cosa, se parliamo di professioni è la stessa cosa e così via. E allora, detto questo, e quindi dette le nostre mete però sono anche quelle del mantenimento dei nostri soci, che si svolgerà al piano inferiore dove fra poco mi recherò io, e se mi permettete quella anche della creazione, ove possibile, di nuovi club. Io voglio dire a tutti quanti, se voi avete idea, immaginate che esista una possibilità
di fondare un club. Ora, probabilmente per me sarà troppo tardi, ma parlatene, ragionatene con il governatore, perché fondare i nuovi club significa ampliarsi sul territorio, andare a prendere pezzettini di territorio dove il Rotary non può agire e fare agire, conoscere e vivere la nostra associazione. È importante, parlatene, ditelo. Ora, Lino non c'è oggi, ha un problema familiare, quindi non c'è, ma glielo lascio, glielo dirò, ma glielo lascio come... Questo è un pezzettino del nostro piano strategico, è quello che riguarderà l'effettivo. Lui potrà, se vorrà, completarlo, ampliarlo, implementarlo con altri argomenti. Noi ci occuperemo solamente di questa parte e lasceremo questo lavoro a lui e a chi poi ci seguirà. So che c'è Antonio Braia, eccolo lì, probabilmente anche Antonio avrà l'idea, la voglia di farlo, oppure lo lasceremo qui dov'è. Due cose ultime e poi vi lascio. La prima, il lavoro che è stato fatto a ottobre qui sull'effettivo è stato poi risistemato per arrivare a un qualcosa dal quale era possibile partire a lavorare da alcuni di quelli che noi chiamiamo gli apicali, cioè praticamente la squadra più intima, Nino Scamaccio, Gianni Panzini e Luigi Di Lorenzo e Gianvito Giannelli. Al termine del lavoro di oggi, ma poi Marco sarà molto più bravo di me a spiegare che cosa accade, avremo un lavoro che andrà ricomposto e diciamo riportato a quella pagina e mezzo di cui vi chiedo. Io devo dire che sono molto grato a queste persone che hanno lavorato e che stanno lavorando con questo impegno, anche perché poi alla fine i risultati si stanno vedendo. E allora chiudo dicendo che vorrei che alla fine, piacerebbe a tutti coloro che hanno pensato a questo, ci piacerebbe alla fine che ne uscisse un lavoro, un risultato, come dire, efficiente, efficace, che ci possa fare utilizzare tutte le risorse che noi poniamo in campo rispetto all'effettivo in questa maniera, che possa finalizzare positivamente l'impegno di tutti quanti e che lo possa finalizzare con modalità che sono univocamente definite per tutto il distretto. Ovviamente poi i casi sono sempre uno diverso dall'altro e quindi si potrà variare sempre qualcosa. Ma chiudo dicendo che la cosa più importante di tutti, qualsiasi cosa noi possiamo pensare, potremo dire, è che ciascuno di noi abbia sempre in testa che il Rotary deve crescere, abbia sempre un'attenzione per cercare qualche nuovo socio o per andare a parlare con chi è un po', come dire, deluso, con chi non ha trovato tutto quello che cercava o che immaginava che ci fosse all'interno della nostra
associazione. Questo è il compito comunque che io vi devo lasciare, quello di pensare alla nostra crescita o alla nostra retaining di soci, perché questa è la prima cosa che ci porterà ad avere un'associazione con uomini sempre nuovi. Grazie. Grazie Vincenzo. Io me ne vado giù. Ok, adesso raggiunge la sala che si dedicherà al mantenimento, mentre noi proseguiamo con il nostro programma ed entriamo nel vivo. E io farò del mio meglio qui per fare le veci di Massimo Ballotta, che come abbiamo detto prima non può essere tra noi. E per fare questo ho pensato di fare una piccola introduzione all'attività che sarà in realtà gestita con le capacità di leadership che lo contraddistinguono da Marco Rotella, che vi ripresenterò più tardi, tra poco, e a cui lascerò il podio. E quindi vorrei ricordarvi, da un punto di vista, ecco, rotariano ovviamente, che da circa 10 anni il Rotary International, nell'ambito del progetto pilota Visione Futura, ha introdotto la Visione Futura e quindi ha invitato i club a fare un piano strategico. Vincenzo ce ne ha parlato a lungo. E la pianificazione strategica ovviamente non è un'invenzione del Rotary, ci sono... è una esigenza e un'opportunità, diciamo, importante in tantissimi campi. Ecco, come esempio, nel mio campo la pianificazione strategica è fondamentale. Per pianificare la ricerca io ho l'opportunità e l'onore di far parte della pianificazione per il Piano Nazionale delle Ricerche 2021-2027 e quindi lì si mettono in campo delle modalità per progettare strategicamente lo sviluppo di un'istituzione. Però lasciatemi dire che nell'ambito rotariano la pianificazione strategica ha degli aspetti di bellezza e di apertura agli altri e di condivisione che sono effettivamente unici. Quindi è una grande opportunità per vivere insieme, fare Rotary insieme e far progredire la nostra associazione allo stesso tempo. Il piano strategico, di cui Vincenzo l'ha introdotto e che è l'obiettivo finale per il distretto e quindi per i singoli club, è uno strumento, va considerato come uno strumento, non come un documento pesante da mettere lì pieno di parole, ma diciamo con poche parole, in maniera molto didascalica, come quello che vi inviteremo a fare tra poco, poche parole efficaci che lancino il cuore oltre l'ostacolo. Ed è un documento non esaustivo, non conclude il problema, ma anzi è un oggetto da tenere costantemente vivo e da rinnovare progressivamente. Infatti il piano strategico che Rotary ci invita a fare, Rotary International ci invita a fare, è un oggetto che trasli almeno con una visione di 3 anni, almeno con una visione di 3 anni, e che quindi i vari, ecco, per entrare nel merito, i vari presidenti, i consigli direttivi, le squadre operative che cambiano di anno in anno, facciano questa programmazione in maniera che possa scalare progressivamente, passandosela di mano in mano come fosse la staffetta in una gara che ci vede tutti coinvolti. E quindi noi rotariani siamo allo stesso tempo gli ispiratori, gli attori, i fruitori diretti e anche indiretti di questi piani strategici, nonché i giudici, perché i piani strategici non sono appunto degli oggetti fermi scritti nel marmo, ma vanno continuamente aggiornati e quindi anche giudicati e adattati. Ma un piano strategico a cosa serve? Che cosa ce ne facciamo poi? Un obiettivo fondamentale è capire, interpretare, chiedersi e condividere quelli che per noi sono i principali bisogni sociali, le criticità dei nostri territori, a cominciare dalle nostre città. Solo a titolo di esempio, che cos'è prioritario per noi? Occuparci delle famiglie, occuparci dei minori, delle persone anziane, delle persone disabili, le persone immigrate, la povertà, il numero crescente di senza tetto, il disagio giovanile, è solo un piccolo elenco di esempi, ma ognuno di noi conosce il suo territorio e può contribuire a definire un piano strategico, degli obiettivi che siano più calzanti possibili con i nostri territori. È chiaro che siamo in un periodo di crisi, ma fu proprio in tempi di crisi
che Paul Harris inventò il Rotary. E quindi questo ci deve essere da stimolo sempre come pensiero. E quindi nel piano strategico dobbiamo pensare quali risorse economiche o umane ci serve mettere in campo, quali collaborazioni con altre strutture sia rotariane che esterne al Rotary, quindi con le istituzioni, con le associazioni umanitarie, vogliamo imbastire e come intendiamo valutare l'impatto di queste attività di servizio e utilizzare questo feedback per aggiustare la mira e diventare sempre migliori. Insomma, come vogliamo anche migliorare l'immagine pubblica che il Rotary acquisisce per tramite delle sue azioni. Il Rotary è ricco di, per chi li voglia suggerire, io vi consiglio caldamente, sul rotary.org ci sono molti punti di ispirazione per mettere a punto questo piano, un piano strategico per i nostri club. E il Rotary suggerisce 4 fasi, e quindi dove siamo oggi? Noi siamo proprio alla fase 1, che è la definizione, riguarda la definizione di come stanno andando i nostri club e quindi come sta andando il nostro distretto. E il suggerimento è quello proprio di fare un'analisi SWOT di forza, debolezza, opportunità e punti di attacco, che è proprio quello che abbiamo cominciato a fare ad ottobre e che oggi completeremo. E quindi, fatta questa introduzione, quindi per introdurre quello che è un'attività nuova per il nostro distretto, ma che in realtà è favorita e auspicata da Rotary International, io adesso vorrei chiamare Marco Rotella qui sul palco, mentre per farlo vorrei ricordare, è ben noto Marco Rotella a tanti, però lasciate che vi sinteticamente che ricordi dal suo curriculum alcuni tratti essenziali. Marco Rotella ama definirsi trainer, coach, counselor e mental trainer, è laureato in giurisprudenza, ha un master in marketing internazionale, una specializzazione in psicologia della comunicazione, è un esperto di progetti formativi, iscritto al registro italiano formatori professionisti, consulente di direzione, business development, marketing e vendite, e lavora principalmente con i leader, è un leader egli stesso, come è ben noto a tutti e come vedrete, e lavora con i leader, con la top e middle management di aziende di vari settori, lavorando sia in inglese che in italiano. Ha un'esperienza decennale, soprattutto nel settore del retail. È autore di numerosi articoli e testi, fra cui Manuale di sopravvivenza manageriale e La crescita e il controllo del retail fra digital e Amazon. Nel 2002 ha creato lo studio di consulenza e formazione Marco Rotella e Associati, e si occupa di formazione manageriale e di servizi di consulenza alle imprese in ambito risorse umane. Come formatore ha gestito interventi per oltre 25.000 ore e su 45.000 persone. Come coach ha al proprio attivo 9.500 ore di esperienza per corsi di coaching individuale e per interventi di team coaching. Per il Rotary non è una scoperta. Lasciate che ricordi che Marco ha più volte collaborato con noi, oltre che nel seminario ultimo, lasciate che ricordi anche i suoi interventi nel RILA, per noi è stato una scoperta piacevole in crescendo. Per ben 3 volte ha collaborato a RILA ed è sempre stato un grande successo. E quindi con un grande applauso io lo invito a venire qui sul palco per dare inizio all'attività. Buongiorno a tutti, allora io non ho molta, siccome mi muovo quando parlo, quindi non starò qui fermo, spero, però penso che mi vediate tutti quanti e soprattutto di non mettere troppo in crisi la telecamera, insomma. Allora, anche da parte mia un buongiorno, e sono, come dissi l'altra volta, questa volta vale per 2, particolarmente contento di essere in un contesto che per me è un po' fuori contesto, perché come ha insomma, abbondantemente spiegato Nino, insomma, io lavoro soprattutto in contesti aziendali. E, oggi, quindi adesso procederemo in questo modo, io farò un breve riassunto, diciamo, di quello che abbiamo fatto e cosa dovremmo fare ora. Poi ci sarà una parte che gestirà Nino, introdurrà Nino, in cui saranno, diciamo, caldeggiati degli interventi da parte vostra
e poi andremo alla fase di lavoro. Io vorrei partire in questa introduzione da una frase che ha appena detto il governatore, che mi ha colpito molto. Francamente non la conoscevo, ho scoperto con gli interventi di cui parlava Nino il Rotary da poco, non conoscevo questa frase, mi ha colpito molto. Il governatore ha detto: il Rotary è fare. Io spero che oggi siate venuti armati di molta buona volontà, perché ci sarà molto da fare. La parte di oggi è una parte, per chi c'era l'altra volta, più impegnativa di quella dell'altra volta. Però è una parte sostanziale. Io mi permetto anch'io di tornare sul discorso del piano strategico condiviso, perché credo sia un'iniziativa straordinaria. Io non so quanto realmente riusciate a prendere la portata di creare un piano strategico in un contesto così grande con la partecipazione di tante persone. È veramente un'idea notevolissima, veramente notevolissima, e quando mi è stata proposta, diciamo, io ho fatto un plauso, ho detto: mazza, a parte se ci riuscissimo sarebbe straordinario, ma in più l'idea è veramente, veramente notevole. In realtà possiamo dire di esserci riusciti. Io devo dire un'altra cosa: quando nelle prime riunioni abbiamo di preparazione ci chiedevamo anche come sarebbe andata, perché questo strumento, Analysis What, adesso lo riprendiamo un attimo, non è uno strumento facilissimo. Usarlo con tante persone era veramente una sfida molto molto importante. E in realtà io non, abbiate pazienza, non posso ricordare chi c'era a ottobre e chi c'è oggi, ma per quelli che c'erano a ottobre, il lavoro che è venuto fuori è stato straordinario, ma non lo dico per piaggeria, è stato un lavoro straordinario, perché quello che ci è arrivato e su cui poi il direttivo ha lavorato per fare attività di sintesi, è stata veramente una quantità di materiale con una quantità di ispirazione all'interno, con una quantità di volontà di applicarsi a fare, che io, che sono un esterno, mi ha veramente colpito. Avete fatto un lavoro enorme che non ci si poteva aspettare, e tutto quello che è arrivato era veramente tanta roba, ed è stato molto difficile per chi ha operato il gruppo di cui parlava prima il governatore. È stato molto difficile lavorare di sintesi, perché sarebbe stato il caso di conservare tutto. Ovviamente è impossibile, perché altrimenti oggi avreste avuto da lavorare su un milione di argomenti. Già ce ne avete tanti, sui quali lavorare. Quindi io, questo sarebbe importante che ve lo conservaste come punto di partenza per lavorare oggi. Il lavoro fatto a ottobre è stato veramente enorme e di grandissima qualità. Analysis What, perché si è pensato di lavorare sull'Analysis What? Prima che riassuma velocemente che cos'è, il tema centrale è prendere decisioni. L'Analysis What è uno strumento di razionalizzazione dei processi decisionali. In realtà quello che stiamo facendo oggi in tante decine di persone lo posso fare anche io da solo, se devo prendere qualsiasi decisione. Prendere le decisioni è difficile, ci sono persone tra noi che prendono decisioni di pancia, cioè istintivamente, persone che ci pensano un po' di più, che riflettono, che chiedono consigli, ma prendere le decisioni è molto complicato. Qualsiasi decisione personale o decisione professionale, è veramente complicato. Noi sottovalutiamo la difficoltà di prendere decisioni, cioè quanto sia complicato prendere decisioni. In realtà, soprattutto quando è una decisione, non insomma se stasera vado a mangiare la pizza o la carne, ma quando la decisione ha un certo peso, meriterebbe grande attenzione. Decisioni che impattano sulla nostra vita personale, professionale, sulla nostra famiglia, su quello che volete voi. Il problema delle decisioni è noi ragioniamo sempre con, questo è un paradosso ma è un dato, ragioniamo sempre con le emozioni, tutti quanti. Anche le persone tra noi che pensano di essere più razionali, in realtà la parte emotiva ha sempre il sopravvento. Noi magari non lo sappiamo, ma è così. La parte emotiva ha sempre il sopravvento quando decidiamo. Anche quando riflettiamo, poi alla fine la parte emotiva prende il sopravvento, perché è legata ad una serie di fattori che non possiamo elencare qua.
il che è un bene fino a un certo punto. È un bene nella misura in cui qualcuno dice con le emozioni non si sbaglia mai, però dipende dal tipo di decisione che devo prendere. Questo è il punto. In determinate circostanze bisognerebbe riuscire a gestire un po' le emozioni. Le emozioni non si possono mettere da parte, eh? Non è possibile dire no, bisogna prendere, cioè, altrimenti saremmo dei robot. Non si può fare questa cosa, e chi pensa di farlo inventa, mente, oppure non lo sa, ma mente. Non si può fare. Le emozioni non si possono mettere da parte, però bisogna cercare di gestirle in modo tale da provare a prendere una decisione nel modo più plausibile e razionale possibile. Per questo servono strumenti, perché altrimenti la mente, se rifletto, va sulla parte emozionale. E allora servono strumenti. L'analisi SWOT è, ad oggi, come dicevo l'altra volta, non è uno strumento nuovo, è uno strumento di management inventato negli anni 50. Quindi è una roba vecchia, vecchissima. Però probabilmente, no, senza probabilmente, è lo strumento più utilizzato nelle scuole di management, nell'ambito delle forze armate. È uno strumento tra i più utilizzati, il più utilizzato sicuramente, per razionalizzare i processi decisionali. Questo è l'obiettivo dell'analisi SWOT, razionalizzare i processi decisionali. Un piano strategico è una decisione, di fatto, perché ci sono degli input, in base a questi input devo, o un gruppo deve, prendere una decisione. Andiamo in questa direzione, facciamo questo, questo e quest'altro. Questa è una decisione complessa. Chiaramente, quando dicevo prima, è difficile prendere decisioni. Se la decisione è complessa, ovviamente è più difficile. Un piano strategico è una decisione complessa, lo è a livello di aziende, piccole, medie, grandi, è una decisione molto complessa. Quando poi gli input aumentano, come nel caso di specie, quello di cui stiamo parlando oggi, chiaramente la complessità aumenta. E quindi lì si può decidere. Decidono in tre, andiamo avanti. È una strategia, è un'idea, oppure si cerca di ampliare l'orizzonte, ampliare la mente, ampliare la visione. Io sono un fanatico della parola visione. Senza visione non si va da nessuna parte. Adesso Vincenzo, il governatore, ha dato alcuni input di visione che io spero vi siate segnati, perché sono fondamentali. La visione, cioè, guardate, se adesso no, io quando comincio a parlare non finisco più, però cioè, tantissime cose che non funzionano attorno a noi non funzionano perché manca la visione. Si procede, io dico, per sequenza. Succedono cose, si affrontano, che per carità va bene, quando succedono le cose devi affrontare, ma senza una visione è come andare in auto al buio di sera senza fari. Penso che nessuno lo farebbe di noi, sano di mente. Ecco, prima il governatore ha dato alcuni input di visione notevolissimi, che veramente spero vi siate segnati, perché a questo serve. Il piano strategico fa parte della visione, questo è il punto. L'analisi SWOT quindi ci aiuta nella definizione di un piano strategico, e come abbiamo detto prima, no, non l'abbiamo detto prima, lo dico, che è uno strumento di razionalizzazione e decisioni, l'abbiamo già detto. L'aspetto centrale poi è operativo. L'analisi SWOT è fatta da due parti, fondamentalmente. Spesso ci si ferma alla prima, che è quella che abbiamo fatto a ottobre. E fondamentalmente, lo ripeto per se c'era qualcuno assente, fondamentalmente la prima parte che cosa prevede? Prevede di identificare un obiettivo, in questo caso ne abbiamo due, ok? Sono due gli obiettivi, mantenimento e sviluppo effettivo. Quindi sono due obiettivi diversi, divisi nei due piani. Quindi, però, a che prescindere che siano due non cambia niente. Identificare un obiettivo e definire un punto di partenza, che è rispetto a questo obiettivo, esempio qua, il primo foglio che ho, casualmente, sviluppo dell'effettivo, rispetto... no, magari aspettiamo un altro pochettino dopo, quando devono cominciare a lavorarci, se no adesso tutti leggono e poi non ascoltano più. Sviluppo dell'effettivo, obiettivo.
E allora si parte ponendosi delle domande. Per fare questa cosa, quali sono, rispetto alla nostra situazione, vostro caso, Rotary, sviluppo dell'effettivo, quali sono i quattro elementi portanti dell'analisi SWOT, cioè punti di forza, punti di debolezza, minacce e opportunità. E su questo si lavora. E su questo avete lavorato ad ottobre, facendo, ma guardate, credetemi, non ho necessità di dire questa cosa gratuitamente, ma cioè, avete fatto veramente un lavoro enorme sull'identificare una quantità, io sollecitavo, cioè, mi raccomando, non ne fate poche, mazza, ne avete fatte una cifra, cioè erano tantissime, cioè è venuto fuori veramente tanto lavoro, sull'identificare questi quattro ambiti, punti di forza, quindi, legati allo sviluppo dell'effettivo e al mantenimento dell'effettivo, dal punto di vista della struttura dell'organizzazione, quali sono i punti di forza, le debolezze, le minacce e le opportunità. Tutto questo, quindi, erano decine, non saprei dire quante. Poi c'è stato l'enorme lavoro di sintesi, perché naturalmente nei tavoli alcune erano simili, chiaramente, e altre no, non erano sovrapponibili. Okay? Quindi è stato fatto un lavoro di sintesi, che è quello sul quale lavorerete, stavo dicendo oggi pomeriggio, insomma più tardi, dopo, nella seconda parte. E lì sarà un lavoro più specifico. Questa seconda parte, tra l'altro, quindi dicevo, l'analisi SWOT si divide in due parti. La prima è quella che abbiamo fatto a ottobre. Tante volte, vi dico, nei contesti operativi, aziendali, nei consigli di amministrazione, ci si ferma anche a questa parte, perché è una parte che dà molto da pensare, allarga la visione, quello di cui parlavamo prima. Invece io credo che sia, in generale, quando si lavora sull'analisi SWOT, la seconda parte più importante, perché si chiama parte strategica. Quindi, tra l'altro, nello specifico, stiamo lavorando a un piano strategico, quindi direi che la parte strategica diventa essenziale. Ed è quella sulla quale lavoreremo oggi, la parte strategica dell'analisi SWOT. Come vi ho anticipato, è un bel lavoro. Richiederà, poi tra un po', dopo la parte di interventi che faremo, lavoreremo un po' sulle istruzioni, cioè vi darò dei consigli su come operare nel modo migliore per far sì che arrivi una buona qualità di lavoro, che poi successivamente sarà ancora oggetto, come diceva il governatore prima, da parte del direttivo, di un lavoro di sintesi, dal quale verrà fuori la strategia. Quindi immaginate, è come se stessimo facendo un lavoro di condensazione sistematica, da tanta materia stiamo tirando fuori veramente qualcosa che sia il succo di quello che è l'idea di tutti i presenti. E questo è un fenomeno straordinario. Quindi, questo è il lavoro che faremo più tardi. Avremo un tempo, ci daremo un tempo, che già vi dico non sarà assolutamente sufficiente, nel senso che sarebbe straordinario poter dedicare molto più tempo. Naturalmente non è possibile, ma in quel tempo riuscirete a fare un lavoro che, vi ripeto, questa seconda fase è strategica, è più importante della precedente. Possiamo dire che è più importante della precedente, e richiederà un buon impegno. Ci racconteremo tra un po' esattamente come faremo. Ora l'idea di Nino, del gruppo direttivo che abbiamo condiviso, è per dare degli ulteriori elementi di riflessione a tutti i tavoli, l'idea è ancora di fare una partecipazione più libera, non scritta, non all'interno dei gruppi. Però questa modalità adesso ve la racconterà Nino e poi dopo gli interventi ci rivediamo per strutturare il lavoro. Grazie e a tra poco. Perfetto, perfetto, grazie Marco, e quindi siamo pronti, ormai diciamo che siamo caldi e quindi, come da programma, prima di passare a rivedere quella che è stata l'analisi SWOT e cominciare a lavorarci con le istruzioni, e quindi vi saranno distribuite delle schede simili ma più evolute, diciamo, di quelle dell'altra volta, qui in programma abbiamo pensato di sollecitare degli interventi liberi, degli interventi, diciamo, sul tema, ovviamente, sul tema strategico.
Degli interventi, diciamo che non è necessario motivare, anche perché lasciate che ricordi, c'è un proverbio giapponese, ringrazio Marco per averlo anticipato, la visione senza l'azione è solo un sogno ad occhi aperti. E quindi noi sappiamo che dobbiamo mettere mano noi rotariani, altrimenti siamo solo dei teorici. Ma l'azione senza visione è un incubo, cioè praticamente non si riesce a far nulla. E anche Seneca diceva: non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. E questo lo dico, se mi consentite, anche a beneficio del nostro governatore, che ama il mare come tanti di noi e che è un ottimo velista. Quindi a questo punto noi, in maniera abbastanza libera, diciamo per alzata di mano, io so già che qualcuno vuole intervenire, vi invito ad avvicinarvi e a indicarmi che volete fare un intervento breve. L'idea è sempre di essere didascalici, che può essere un esempio, può essere un contributo, può essere un invito, può essere una domanda a cui poi altri possono rispondere. Possono rispondere o che può essere lasciata lì per arricchire il lavoro dei tavoli, per stimolare ulteriormente il valore dei tavoli. Questo invito è ovviamente rivolto anche alla sala dove c'è Vincenzo Sassanelli, e che è assolutamente speculare rispetto a questa. E quindi gli inviti, tra l'altro, oggi possiamo, gli interventi li possiamo fare tranquillamente sia da questo podio che dal podio inferiore. Quindi adesso facciamo anche questo esperimento. È come se fossimo collegati, dico bene regia, in una diretta Zoom. Quindi diciamo la sala inferiore e la sala superiore sono assolutamente speculari. E allora, guardando la sala superiore, ma anche la sala di giù, chi vuole rompere il ghiaccio? Vedo un governatore che entra e un altro che alza la mano. E quindi, benissimo, allora io prendo nota. Io vi invito a venire, nonostante siete ovviamente ben noti a tutti, però magari dite il vostro nome e il club di appartenenza. Allora, Luca, sei stato il primo ad alzare la mano, e quindi con un applauso anche di incoraggiamento, perché sappiamo quanto... Lasciami scherzare, cioè non sei timido ovviamente, ma diciamo ci sta bene un applauso di incoraggiamento. E poi proseguiremo di qui. Prego, ti lascio il palco per questo intervento. Allora, parlando da qui non la posso. Posso? Sì. Allora dicevo, permettetemi due elementi che io ritengo fondamentali nel piano strategico. Il primo, il dottor Marco Rotella ha parlato del fare. Io mi permetterò di aggiungere al fare, per quanto riguarda il Rotary, fare service. Cioè, io ritengo fondamentale aggiungere il servizio, perché è uno degli elementi fondamentali della nascita del Rotary di Polerris, è stato fare servizio, e questo è un aspetto tipico del pragmatismo. Quindi fare service, cioè noi come rotariani dobbiamo fare, sì, ma cosa fare? Fare servizio. Il secondo elemento che ritengo fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo dell'effettivo è la formazione. Io ritengo l'elemento formativo fondamentale, sia quella iniziale, quindi rivolta alle nuove generazioni, e noi di nuove generazioni ne abbiamo all'interno, che sono gli interactiani, sono i rotaractiani, sono gli alumni, sono lo scambio giovani, quindi sono elementi su cui noi dobbiamo formare per far poi che l'effettivo possa ampliarsi. E quindi poi la formazione in servizio, perché oggi è fondamentale la continuità anche nella formazione in servizio. Questi io ritengo elementi fondamentali da inserire nel piano strategico. Grazie. Benissimo, grazie Luca. Allora, scusa, fammi fare un appello a Giancarlo Petrosino, che, siccome abbiamo un attimo cambiato i tempi, che ha il compito di prendere delle brevi note su questi appunti. Poi noi abbiamo, per elaborare successivamente, abbiamo il video
dell'intera giornata, quindi poi lo possiamo rivedere. Però pregherei Giancarlo, che non vedo qui, forse giù, di avvicinarsi. Giancarlo Petrosino, dove sta? Eccolo. Ok, perfetto. Allora, poi Luigi La Rovere, che può fare l'intervento di lì, o se vuole può venire anche qui. Mi passo. Luigi? Sì, sì, viene che parla. Vuole fare? Qui. Ah, vuol venire qua, sì. Perfetto. Allora, il Rotary prevede il coinvolgimento di tutti i soci nelle attività. Deve solo avvicinarlo un po'. Il coinvolgimento di tutti i soci per le attività in modo tale da non sentirsi esclusi. Per quanto riguarda questo aspetto, io vorrei fare delle domande. Se io voglio venire a casa vostra, trovo barriere architettoniche? Se gentilmente alzate la mano se ci sono barriere architettoniche dove abitate. Se vengo dove lavorate, ci sono barriere architettoniche? Se andiamo a scuola, ci sono barriere architettoniche? Ultimamente un ragazzo a scuola è stato ucciso perché con la carrozzella aveva le barriere architettoniche. Quindi, attualmente, questi i punti da esaminare, punti di forza e punti di debolezza, sono quelli. Tutti quanti noi pensiamo di essere immortali e di non aver mai bisogno di un aiuto per superare le barriere architettoniche. Esiste addirittura una dichiarazione dell'ONU, una dichiarazione dell'Europa, una dichiarazione della Corte di Cassazione che non avere barriere architettoniche nei luoghi di riunione, di lavoro, eccetera, è discriminante. Ma guarda caso, questa legge sulla discriminazione dei disabili, che possiamo essere anche disabili momentanei, io vado a sbattere con la moto, cado con la moto e divento disabile per un mese, due mesi, a vita. Allora, se noi esaminiamo questo discorso, il punto di debolezza è che bisogna spendere i soldi nei condomini dove si abita per abbattere le barriere architettoniche. Allora, adesso invece c'è un punto di forza, c'è una legge che scade il 31 dicembre che finanzia al 75% l'abbattimento delle barriere architettoniche. Allora a questo punto tutti i rotariani dove lavorano, dove fanno le riunioni, dove abitano, possono contattare, parlare con queste persone e lì viene fuori anche la possibilità di avere nuovi soci, di poter operare anche per migliorare il turismo, perché il turismo è fatto principalmente da persone di una certa età, perché sono liberi dal lavoro e quindi molte volte quando si prenotano gli hotel si trovano delle sorprese e non sono adeguati alle leggi in vigore. Quindi la proposta è quella, una visione di un'Italia senza barriere architettoniche fatta da tutti i soci rotariani che nei loro posti di lavoro, nelle loro abitazioni, perché poi altrimenti dobbiamo incominciare a parlare
perché i punti di forza, i punti di più deboli vanno a sbattere poi contro le leggi. E c'è stata una sentenza della Cassazione che ha condannato un amministratore di condominio ed un'impresa a pagare i danni a un disabile che non poteva andare a casa della sorella che abitava in un fabbricato dove non c'era, dove c'erano le barriere architettoniche. E nessuno aveva rispettato la legge per poter fare questo. Quindi noi non dobbiamo arrivare alla legge, dobbiamo arrivare ad andare nei nostri luoghi di dove viviamo lavorativamente, dove ci riuniamo, e fare in modo che sia tutto libero per chiunque si trovi in qualsiasi condizione. E pertanto poi lascerò dei documenti in modo tale da chiedere se condividete questo tipo di impegno. Grazie. Grazie. Grazie Luigi. E qui ricordo che diciamo tante attività dai vari club sono state già fatte, ma ovviamente bisogna andare avanti e noi possiamo avere un ruolo fondamentale in questo, quindi grazie per questo input e tra l'altro diciamo vissuto in prima persona. E adesso io vorrei dare voce a un intervento dalla sala inferiore, quindi chi vuole intervenire può farlo avvicinandosi al microfono e parlando. Mi date un segnale dalla sala inferiore? Non ci sono interventi ancora. Ok, allora mentre si preparerà sicuramente un intervento da giù, io ho in programma un intervento da parte di Sergio Mancarella, che invito ad avvicinarsi sul podio. Grazie Nino, cari amici e amiche, buongiorno e bentrovati. Io faccio un piccolo intervento. Abbiamo considerato che il Rotary è azione. Sappiamo che il rotariano deve fare azione, deve impegnarsi nei vari service locali, quindi di club distrettuali. E allora mi chiedo e vi chiedo, sappiamo che ogni club ha una percentuale più o meno corposa di soci la cui assiduità, caro Nino, è vicina allo zero. E sappiamo che nonostante vari solleciti da parte di noi amici rotariani, di presidenti e di quant'altro, questa assiduità praticamente è sempre vicina allo zero. Allora io mi chiedo e vi chiedo, questi amici, colleghi eccetera, possono a buon diritto, nonostante paghino regolarmente la loro quota, essere annoverati nell'effettivo effettivo? Perché effettivo significa colui che effettua un qualche cosa, non colui che riposa da un anno, da due anni, da tre anni. E alla luce di questo grave problema, perché poi l'effettivo numericamente è una cosa, effettivamente caronino è un'altra. Cioè io posso avere un club con 40 iscritti e con 5 che partecipano, i soliti 5, i soliti noti che partecipano a tutte le varie manifestazioni, azioni, eccetera. E allora, è auspicabile, caro segretario distrettuale, una alleanza fra il direttivo, il presidente di club e il distretto per cercare una soluzione a questo letargo? Questa è la mia domanda. Grazie Sergio per la domanda, alla quale ovviamente non risponderò, ma che sarà utile mettere sul campo insieme. Allora, e adesso vedo un socio, assolutamente, grazie. Mi senti? Governatore? Io ti sento, volevo rispondere. Perfetto, e quindi ti avevo visto e vorrei darti immediatamente la parola per il tuo intervento, eventualmente per una risposta e per fare ovviamente quello che credi, essendo tu un socio del distretto, ma insomma di un certo peso. No,
Mi intriga molto questa cosa degli zeristi, come una volta si chiamavano. E allora guardiamolo un attimo sotto tutte le sfaccettature. Certamente fanno parte dell'effettivo, ma non sono efficaci. E questo è, come dire, l'elemento di debolezza. Il punto di forza è che comunque, facendo parte del club, sono quelli che in ogni caso permettono ad altri di fare anche qualche service. E questo non è male. Però è chiaro che noi, se siamo qui a costruire prima l'amicizia, e lo ha detto Nino stamattina, ma ve lo ripeto anche io, questa conformazione di riunione è fatta proprio per questo. Se siamo qui a costruire amicizia per poter poi operare insieme, lontani diciamo da incapacità di comprendersi, abbiamo bisogno di vederci. E allora la soluzione non c'è, perché altrimenti, siccome è un problema che si trascina da moltissimi decenni, se non da sempre, diciamo il problema sarebbe già stato risolto, affrontato, risolto, e noi avremmo la soluzione. Allora, soluzione non c'è, ma tocca a ciascuno di noi coinvolgere queste persone. Lo zerismo si combatte con una voglia di partecipare creata, indotta. Quando alla leadership al femminile, all'Albero Bello, un mesetto fa, eravamo 392 iscritti. Evidentemente c'erano fra questi anche una serie di persone che normalmente non vengono alle riunioni distrettuali. E forse quel format, quel titolo, quella location, qualcosa li ha attratti. Questa è la maniera che abbiamo per rispondere, non ce ne sono altre. Creare aspettative, creare attrattive, creare tutto ciò che permetterà a costoro di partecipare. Una volta, e poi chiudo questo intervento, al mio club, tanti anni fa, vidi a una festa di Natale uno zerista antico, e mi avvicinai, come stai? Era un amico, come stai? Che dici? Come stai? Non ti fai vedere mai? Le solite cose che si dicono a quelli che si vedono poco. Alla fine feci anche la domanda, ma perché non vieni ogni tanto qua? Cioè, siamo bene, siamo insieme, facciamo due chiacchiere, e poi la risata. All'epoca, finita la riunione, andavamo tutti quanti insieme in qualche posto a bere qualcosa o comunque a stare insieme. E anche il dopo cena è carino, andiamo a bere una cosa tutti quanti insieme. Ma sai, io non ho lavoro, eccetera, non ho alla fine della giornata quella voglia di venire. Allora mi feci carico per un paio di volte di telefonargli il martedì mattina e di andare, di passare, era sulla strada, a prenderlo il martedì sera. Sono bastate due volte: l'atmosfera, l'amicizia. Questa persona è ancora nel club e non è uno zerista, anzi. Probabilmente una persona aveva capito, era stato capace di coinvolgerlo. Bene, questo dobbiamo fare, è l'unica medicina che probabilmente si conosce. Grazie. Bene, Vincenzo, posso chiederti di dare un'occhiata alla sala e eventualmente invitare qualcun altro, perché c'è qualcuno che vuole parlare. Io prima ero seduto al tavolo, perché adesso disciplinatamente, come un socio normale, adesso mi hanno chiamato a fare il governatore.
E allora io vi devo chiedere di intervenire. Se lo chiedi il governatore non è che potete dire no. Diciamocelo. Sto scherzando. C'è qualcuno per... Vedo lontano. Vieni, vieni. Introducilo tu stesso. Antonello De Giorgio, prossimo presidente di uno dei miei club. Ricasse, capo di Galatina, Maglia Teredotto, chiedo scusa, è a te. Io sarò presidente in un momento particolare del mio club, perché c'è stata parecchie defezioni per via di incomprensioni interne, ma soprattutto... Si sente? Sì. Sì, ma soprattutto... Per me è molto importante l'effettivo, cioè come curarlo, come fatto. Infatti, già prima di sentire questo intervento e da un paio di mesi a questa parte, ho pensato bene di coinvolgerli almeno nelle commissioni e creare la figura del segretario, del vicesegretario, del prefetto, del viceprefetto e così via, in modo da coinvolgerli in questo tipo di azione. Spero che questo possa servire a stimolarli a partecipare e quindi a non essere gli zeristi, come dice giustamente il nostro governatore. Grazie. Grazie. Il tema vedo che suscita molti interventi e quindi ci saranno... Allora, mentre invito il governatore a preparare un c'è altro... C'è Mimmo Totaro che vuole parlare. Facciamo un'alternanza? Sì. Allora, Mimmo Totaro è pronto, adesso alterniamo le sale, ti va bene? Va benissimo. E quindi inviterei Livio Paradiso, che voleva fare un intervento, e poi diamo la parola a Mimmo Totaro. Grazie, buongiorno a tutti. La finalità del Rotary, come sappiamo, è servire. Quando qualcuno mi chiede cosa fate a Rotary, vorrei venire con mia moglie o altro, se io dicessi che tutto quello che facciamo magari sembrerebbe un po', perdonatemi, pesante. La finalità del Rotary è anche un'altra, che a volte è un po' sottaciuta. Come ha detto il governatore, essere amici, ma anche conoscere altre persone. Io ho letto un libro di Sabino Cassese che è uscito poche settimane fa, in cui c'è una domanda dell'intervistatrice su Rotary e dice, lui dà dei consigli a, diciamo, quelli che sono i manager, i leader, dice chi partecipa a Rotary, dice anche, partecipa a delle cene, conosce. Allora non dimentichiamo quindi questo aspetto. Dovremmo investire qualcosa, oltre che sulla priorità assoluta del servizio, di affiatarci tra noi per poter servire meglio, ma anche per partecipare meglio. Quindi un investimento che può sembrare futile, una torta di compleanno per un socio, qualcosa di più animato, qualche serata un po' più leggera, non ci fa uscire dall'ortodossia, ma rende più piacevole lo stare insieme, che è un'altra finalità rotariana. Grazie. Grazie Livio. E diamo la parola a Mimmo Totaro? Eccolo, è già pronto. Prego, grazie. Vai, ti sentiamo. Sì, Mimmo Totaro, Club Senza Signa Basilicata. Io volevo solo rafforzare il concetto del, che ha spesso poc'anzi il governatore sullo zerismo. Cioè non c'è una medicina, ha ragione in pieno, però c'è, da parte nostra ci deve essere uno sforzo massimo a ridurre i rapporti del club, non tanto formali o burocratici, quanto più amichevole, cioè la parola amicizia, il governatore ha scritto con la parola amicizia, il Rotary è soprattutto un rapporto di amicizia. Questo è un punto molto delicato, cioè il presidente, il segretario, il prefetto, cioè la struttura diciamo governativa del Rotary deve avere un calore umano con Rotary, con Rotariano un po' assente, un po' distratto, un po' ci vuole stare nel Rotary però non partecipa. Questo è un problema atavico che non si combatte facilmente. Questo modo di rivoluzionare, questa è una rivoluzione copernicana, in questo momento, in questo distretto, non so gli altri distretti fanno questo stesso tipo di lavoro, però io ritengo, sono rotariano da 20 anni, che questo è un momento epocale per il Rotary, per essere più attrattivo, perché la società cambia, va avanti, va molto forte, quel rapporto con i giovani hanno un linguaggio diverso, noi dobbiamo sforzarci a capirle, stare vicino ed entrare nel tema. Però
il presidente non può non chiamare per telefono, cioè, ma io ho fatto l'email, ho fatto il WhatsApp, non vengono, perché devo fare più? Non è così che si affronta il problema. Caso per caso, però, un presidente, tanti soci sono 40, 50, 60, club di 150 ne abbiamo pochissimo, voglio dire, non è che non può una volta ogni tanto fare la telefonata al socio e incoraggiarlo a capire le motivazioni della sua assenza, il lavoro, se la malattia, se un'altra cosa, se non viaggi in ruota, perché ti sei nel ruota. Quindi il presidente ha un impegno morale molto molto più forte di quello cartaceo e delle mail, delle occasioni così conviviali soltanto per farci vedere quanto siamo belli, chi sei tu e chi sono io. Cioè, un presidente deve lavorare per rafforzare il rapporto amicale dell'interno. Questo è il tema, questo è il tema. Noi non, sì, facciamo i grandi service, portiamo l'acqua in Africa, ci facciamo grandi cose, ma noi nel nostro piccolo dobbiamo essere più con i piedi per terra, insomma, avere più rapporti umani. Gli speculatori vanno smussati, un buon presidente deve fare questa azione di umiltà, di coraggio e di raffrontare. Quindi io così inviterei, raccolgo in pieno la soluzione di Vincenzo, un rapporto umano. Cioè, non è possibile, il mio presidente, non è il caso, c'è un esempio, qualsiasi. Ma io ho fatto l'email, non mi... che posso fare più? No, questa frase a me non piace, ho fatto la telefonata e non ti presento. Non è così che si affronta il problema. Bisogna avere un altro... non siamo un'altra società per azione, non siamo un consiglio comunale, non siamo un'istituzione, siamo un'associazione di amici innanzitutto, per fare quei service che poi le liste altre dobbiamo fare. Grazie. Grazie Mimmo. Allora io ho iscritti a parlare... Allora, Giuseppe Silvestro, che invito ad avvicinarsi, così da Melfi che ci fa un intervento. Poi Francesco Clarizio, Elisabetta Papagni, Sabino Chincoli e Pino Nettis. E invito anche il Vincenzo a verificare giù... Io qua ne ho almeno due. Almeno due, va bene. Allora facciamo sempre un'alternanza. Andando avanti, qualcun altro, qualche cosa da dire. Allora alterniamoci e quindi inviterei Giuseppe Silvestro a fare il suo intervento. Quello si chiama Gatto Silvestro. Buongiorno a tutti. No, io volevo a parte salutarvi, però portarvi la mia esperienza, perché nel nostro club noi abbiamo approvato l'aggiornamento del piano strategico e abbiamo proprio dopo 4-5 mesi di discussione congiunta con il direttivo entrante, quindi e con i presidenti futuri, secondo insomma una scaletta di successioni. Anche noi abbiamo individuato come obiettivi il mantenimento e lo sviluppo dell'effettivo, però lo abbiamo elencato alle 7 vie d'azione, cioè quello che abbiamo detto è stato: noi dobbiamo fare programmazione filantropica da qui ai prossimi 3 anni, cercando di avere obiettivi che siano stabili e duraturi, però per farlo dobbiamo coinvolgere i soci, quindi abbiamo cercato di capire come, tra virgolette, incasellare, forse verbo un po' brutto, però come incasellare le competenze dei singoli soci all'interno delle 7 vie d'azione. Questo ci ha portato a capire che avevamo competenze specifiche e anche molto approfondite su alcuni temi. Per portare due esempi pratici, abbiamo individuato all'interno del nostro club un medico fortemente specializzato sulla telemedicina, e questo ci ha potuto permettere di creare un progetto di service per donare stazioni di telemedicina nelle case di riposo per anziani, e addirittura di poterle migliorare, perché poi abbiamo migliorato la piattaforma dell'azienda sanitaria. O, ad esempio, sulla via d'azione, la più recente, quella relativamente all'ambiente, abbiamo individuato delle professionalità da mettere lì a lavorare. Quindi sicuramente punto di forza, fare l'azione, aggiornare il piano strategico ci ha portato a capire meglio quali erano le professionalità che potevano essere spese sul territorio. Ma dall'altro punto di vista, l'altro punto di forza è stato che attraverso quei professionisti abbiamo capito quali erano i bisogni del contesto territoriale in cui il nostro club si va a posizionare. Vi faccio notare che il club di Melfi si trova in un'area di all'incirca 75.000 abitanti. Il capoluogo di regione della Basilicata, Potenza, ha 78.000 abitanti. Quindi noi abbiamo un club che copre un insieme di comuni pari quasi a quanto il capoluogo di regione. Dove voglio arrivare? Punto di forza della nostra,
del nostro club sono stati in capire meglio le professionalità che c'erano nel nostro club e capire come applicare queste professionalità nei service che abbiamo messo in campo. Un risultato immediato: io in questo momento sono il presidente del club, sono entrato in carica partendo da meno 6, cioè io il 1 luglio del 2023 avevo 6 soci in meno rispetto al mio predecessore. Oggi sono a meno 1, cioè ho recuperato in un contesto di 75.000 abitanti 5 soci. Sto facendo la gara col presidente del club di Potenza, che ha i 78.000 abitanti, che è a più 7, cioè ne ha cooptati 7. Io il sesto probabilmente, grazie, non io, il mio direttivo, perché sono i miei soci che mi hanno portato questi nuovi soci, probabilmente domani riuniamo la commissione effettivo, portiamo dentro il sesto. Quindi obiettivi chiari, professionalità riconosciute e service impattanti sulla comunità sono derivati tutti dallo studio che è venuto fuori dal piano strategico. Grazie. Bene, grazie Giuseppe. E vogliamo alternarci? Sì. Nome e cognome. Buongiorno, Marco Tullio Milanese, club di Canosa. Perfetto, vai. Io ho, me li porto male, ma ho 40 anni, sono nel club, quest'anno festeggio 10 anni e sinceramente quelle che sono le problematiche sull'effettivo sono più o meno le stesse che sento da 10 anni a questa parte. Quelli che sono i soci del mio club, non me ne voglia il mio presidente, ma immagino anche di altri club, quelli che sono i soci più o meno, voglio dire, sono gli stessi, sono volti conosciuti e io partecipo fondamentalmente alle distrettuali, oltre che per apprendere naturalmente, anche per rivedere tantissimi amici. E allora mi domando, visto e considerato che lo stesso problema che ha ogni singolo club probabilmente è nel distretto, potrebbe essere una soluzione quella di accorpare magari i club e quindi fare una sorta di selezione e quindi avere dei soci effettivamente effettivi? Capisco che possa essere chiaramente, possa destabilizzare un po', ma probabilmente un'azione del genere potrebbe portare ad avere, ribadisco, il concetto soci che magari possano essere più coinvolgenti rispetto a tanti club che ci sono. Il mio quest'anno ne ha 46 di anni, eppure voglio dire, lo dico con un po' di imbarazzo, non sono tantissimi soci che partecipano alle distrettuali. Se ci fosse un'aggregazione e un confronto con altri club, quell'affetto che si nutre per il club a partecipando alle riunioni, quindi il sacrificio, tra virgolette sacrificio, di spostarsi magari anche da un paese all'altro, possa poi far trovare giustizia fondamentalmente in un aumento di entusiasmo e quindi di effettivo all'interno del club e quindi del distretto. Mi auguro essere stato chiaro e di ricevere. Grazie Marco, grazie. E quindi mi dai ripetere? Fresh. Certo. Vedi, se tu vuoi arrivare a qualche risultato, ma questo vale nell'Europa come in qualsiasi attività della vita, se qualcosa non riesce, se qualcosa non funziona, se qualcosa non va come dovrebbe andare, io non mi farei mai una domanda strutturale prima di aver capito se non c'è qualche cosa in noi che non funziona. Mi spiego. Io faccio di mestiere l'ingegnere. Non mi vado a vedere il complesso del funzionamento del fabbricato, per esempio il complesso del funzionamento
statico del fabbricato, prima di aver guardato se qualche nodo o qualche altro elemento strutturale non abbia quello un problema particolare. E così è quella famosa frase che dice: non chiedere quello che l'America può fare per te, chiediti quello che tu puoi fare per l'America. Questo è il nostro problema. Noi che siamo quelli che vanno alle riunioni di club, che siamo quelli che frequentano gli stretti, siamo noi che dobbiamo attrarre gli altri, perché noi siamo già coscienti del valore, delle implicazioni che ha il fatto di essere rotariani e di lavorare come rotariani. Mentre peraltro è un socio che sta qua, bellissimo, segno dei tempi. E allora, tornando a noi, dobbiamo essere noi a lavorare per, dobbiamo essere noi a rendere più attrattivi. Sì, ci sono dei casi in cui avere alcuni club, avere molti club nella stessa area non è corretto e non ne funziona nemmeno uno di questi club, e forse da più club ne potremmo riuscire a fare funzionare uno. È vera questa cosa, ma prima di tutto noi dobbiamo entrare in questi club. Gli dobbiamo spiegare che andare a restaurare le cose d'arte non è Rotary. Gli dobbiamo spiegare a queste persone che il Rotary va dove c'è il disagio degli uomini, dove c'è il disagio delle persone, dove le donne e gli uomini hanno problemi, sono nella sofferenza, non hanno l'acqua, non sanno leggere e scrivere e così via. Questo è il ruolo. E su questo io stento a immaginare queste stupide allora. Ed è sempre lui, no, vuol dire che sta fuori, che non sa che io sto parlando, peraltro. E allora voglio dire, tornando a noi, io stento a pensare che le persone non vogliano interessarsi nel momento in cui noi trattiamo di questi argomenti. Se non stentano ad interessarsi, non hanno cuore, non hanno passione, non sono rotariani. Perché non c'ha? Io lo dico da membro di un club che ha oltre 100 soldi. Perché rinunciare anche alla possibilità di fare service con le quote degli service? Io non me la sento di dire al mio club di cacciare. Questo lo dico. E non me la sento talvolta di dire a quei club: unitevi, chissà che da due, da tre, da quattro ne fate uno. Non ce n'è nessuno in queste condizioni, da quattro ne fate uno, non ce n'è nessuno nel distretto, essendoci di tre, che sono obiettivamente lenti. Io ho sempre la speranza che un giorno venga un presidente illuminato, che si crei una governance illuminata e che questi club possano tornare. Ultima battuta e poi chiudo veramente, perché se no mi sto seccando quest'oggi. È venuto prima Antonello De Giorgio a parlare. Galatina viveva una crisi pazzesca. Il club era sull'orlo della esplosione. Tutte persone per bene, nessuno per male, tutte persone, però delle dinamiche interne al club avevano. Sono stati capaci, e io sono gratissimo a loro di questa cosa, di arginare il fenomeno, di isolare alcune persone che hanno transitato in altri club e di fare un'opera di ripopolazione del club che li ha portati ad avere 28 soci effettivi, non lasciamo stare, 28 soci nel G, passando da 7 quali erano effettivamente, 11 quali erano sulla carta, al 14 luglio del 2023, ai 28 che sono oggi o che sono da 2 settimane. Allora io mi auguro e mi aspetto che ciascuno di noi che ha in testa questa
bella idea che è il Rotary faccia esattamente quanto hanno fatto Annalita Zuccarà, Antonello De Giorgio, Sergio Mancarella e tutti gli altri che sono a gara, che hanno fatto un lavoro bellissimo e io spero sia di esempio agli altri. Grazie Vincenzo per il tuo articolato intervento, che però non va preso come esempio, diciamo, glielo concediamo perché facciamo uno strappo. Invece in 2 minuti di interventi vi pregherei, perché abbiamo una seconda sessione di interventi, inviterei quelli che ho elencato prima a mettere sul tavolo argomenti da elaborare e poi ci possiamo rivedere anche dopo il lavoro ai tavoli. Quindi prego Francesco Clarizio, che probabilmente ci parlerà di Rotaract, a intervenire. Allora, intanto mi associo ai saluti di tutti e ringrazio anche qui la nostra partecipazione. Sarò estremamente sintetico, anche perché io credo che non è tanto importante quanto uno parli, ma ciò che uno dice. E spero di poter dare qualche contributo ulteriore, ma soprattutto per trarne anche dei contributi ulteriori da passare ai nostri club Rotaract. Quando si parla di effettivo, io credo che sia imprescindibile che si parli di Rotaract, perché poi l'effettivo oggi del Rotary vede nella casa anche la presenza dei rotaractiani. E credo ancora di più che i rotaractiani abbiano un compito, un ruolo, forse anche una crucialità nel cambio e nel ricambio generazionale che fisiologicamente tutti noi nella nostra vita viviamo, e il Rotaract inizia a respirare aria rotariana, forse anche dall'Interact, per poi portarla nella casa del Rotary. Mi trovo a dover spiegare, più che a dover spiegare, a cercare di spiegare ai miei club Rotaract qual è il ruolo che il Rotary ha oggi nei loro confronti e qual è il ruolo che loro hanno nei confronti del Rotary. Quindi l'esempio di Galatina, che Vincenzo ha da poco citato, lo prendo anche io ad esempio. Galatina non aveva un Rotaract, da fine marzo avrà anche un Rotaract, e quindi io credo che sia importante, non tanto per fare la squadra di Serie A e la squadra dei Pulcini o delle giovanili della squadra principale, ma più che altro integrare, perché magari le attività non saranno le medesime, magari dovranno imparare i club a fare Rotary nel modo opportuno, però c'è il tempo dalla loro parte. E quindi io vi chiedo sempre, e coglierò ogni occasione per farlo, di star vicini ai vostri rotaractiani, perché saranno quelli che poi prenderanno il vostro posto, prima a fianco a voi e poi al posto vostro. Grazie. Grazie Francesco. Alterniamo? Sta mezza cipinata. Va bene. E facciamo gli auguri. Non è che porti male tu. Buongiorno a tutti, grazie per la parola. Volevo fare una riflessione sulla formazione. Mi devo portare anche un foglio dove c'era un po'... Grazie all'amico, il riassunto un po' di quello che è stato discusso la volta precedente. Io non ero presente per motivi di salute. Lo faremo tra poco, Antonella. Grazie. Sì, sì. Ti prego di essere breve, perché dobbiamo anche dare atto all'azione di oggi. Nei punti di debolezza abbiamo detto scarsa o nulla preparazione, scarsa informazione, scarsa rotazione delle cariche. Tutto questo è collegato alla formazione. Io volevo fare solo una riflessione col governatore. Lui ha avuto l'illuminazione di individuare delle persone che, per esperienza, per preparazione, per quello che lui ha voluto vedere in noi, ha nominato formatori di zona. Io personalmente, ma molti altri mi hanno scritto in questo senso, non siamo stati contattati da nessuno per nessun tipo di formazione, che fosse la formazione lezione frontale, che è pessima, che fosse la formazione attiva nei club, che fosse una formazione in interclub in maniera pratica, con dei progetti, di nessun genere. Ora, questa è la mia riflessione. Chiudo perché mi dicono che devo fare in fretta, ma è una riflessione sulla quale credo. Grazie Antonella, perché
Gli esperimenti poi vanno analizzati, come si diceva prima, e evidentemente bisogna ripensare. Elisabetta Papagni. Buongiorno, una breve riflessione. Stamattina con l'amico medico endocrinologo Giuseppe Papagno parlavamo del più e del meno e raccontava un episodio in un contesto internazionale. Il celeberrimo immunologo Mantovani parlava dei vaccini e di tutto il mondo dei vaccini, quindi dei vaccini e di chi sostenga la ricerca e quant'altro, sono stati citati tutti, Bill Gates incluso, ad eccezione del Rotary. Naturalmente, qual è la riflessione immediata che viene da una notizia del genere? È che ci dobbiamo impegnare molto, ma molto, ma molto di più sul campo della comunicazione. E diceva bene Vincenzo Sassanelli prima che dobbiamo far venire la voglia di partecipare a Rotary, ma se la comunicazione dei valori rotariani, di ciò che il Rotary fa, non arriva in giro, non riusciremo a raccogliere altri, a cooptare altri soci. E forse per la cooptazione, proprio per questa carenza che appare evidente ancora nella cooptazione, dovremmo cercare di rivolgerci all'utenza di chi studia comunicazione e cercare di coinvolgere sia nel club, sia a livello distrettuale ancora di più, e sia a livello nazionale se non internazionale. Vi ringrazio. Grazie Elisabetta, e questi sono temi che andranno analizzati tra poco. Abbiamo tre interventi. Tre? Va bene, chiuderei qui perché molto brevi, perché poi avremo modo di ritornare. Prego. Sì, brevissimo. Allora, due elementi. Secondo... Non Liliana si sente. Santoro, Liliana Santoro, Rotary Club Potenza Torre Guevara. Allora, due elementi secondo me sono importanti. La qualità dei progetti, perché è chiaro che se il club porta avanti progetti di qualità e che hanno impatti, diventano un biglietto da visita del club, e quindi sia per, è importante sia per mantenere l'effettivo che per attivare nuovi soci, perché si può dire noi abbiamo potuto realizzare questo. E poi secondo me l'esempio ancora, vivere di più come persone i valori rotariani e trasmettere attraverso la nostra azione il senso dell'associazione. Grazie. Grazie. Diamo la parola a Sabino Chincoli. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, rapidamente, punto di forza. Noi siamo, come rotariani, o dovremmo essere, dei leader della nostra società. Però ci sono dei punti di criticità. Anzitutto, molte volte questo ci fa portare a essere autoreferenziali. Cioè, noi pensiamo di essere superiori e in realtà poi ci parliamo addosso. Altro problema, nuovi soci che entrano, molte volte entrano ma non sono formati, entrano per motivi di rampismo, entrano perché pensano di entrare in un'associazione, entrano, vengono abbandonati e non vengono completamente seguiti anche dallo stesso padrino, mentre invece ci dovrebbe essere il padrino, il tutor, che li dovrebbe seguire e inserire nell'ambito del club. È stato già detto, e poi è detto ripetutamente, basta seguire, leggere le riviste rotariane, il libro di Paul Harris, che bisogna instaurare dei buoni rapporti di convivenza nell'ambito del Rotary, a partire dal consiglio direttivo, dal direttivo. Perché se un'associazione non ha buoni rapporti non è sicuramente attrattiva. Service. Vabbè, ma il service, intendiamoci, che cosa intendiamo per service? Se per service noi intendiamo di dover distribuire del denaro o di dover donare ad altre associazioni del service, dei soldi o acquistare delle apparecchiature o quant'altro, siamo completamente fuori rotta. Cioè il nostro service, noi siamo un'associazione professionale, quindi dobbiamo noi investire le nostre professionalità secondo quelle che sono le esigenze del territorio e quello che ci chiede la società. Cioè dobbiamo essere presenti nella società, perché solo in questo modo coinvolgere anche le altre associazioni, perché solo in questo modo noi saremo credibili,
noi saremo presenti, riconosciuti e saremo anche attrattivi. Grazie. Grazie, si anticipano i temi sui quali stiamo per mettere mano. E vedo Gina Morciano che da giù, quindi le darei la parola per un breve intervento. Sì. Buongiorno a tutti, Gina Morciano, Rotary Club Tricase Capo di Leuca, orgogliosamente assistente di Vincenzo per quest'anno rotariano e con socia. Vincenzo è diventato da poco socio onorario del nostro club. Io penso che un modo per rinsaldare e consolidare i nostri club sia quello di puntare sulla condivisione e al tempo stesso sulla continuità. Che cosa intendo per continuità? Che forse i vari passaggi fra un presidente e l'altro, una commissione e l'altra, devono vivere dei momenti di continuità, perché questo può essere la forza di ogni club all'esterno, vedendo che non c'è una scadenza di un anno rotariano, ma c'è una perfetta condivisione di allineamento, pur mantenendo ognuno l'individualità del proprio anno rotariano. Questo nel nostro club ha funzionato, sta continuando e penso che possa essere perseguito o quantomeno analizzarlo, se può essere un motivo valido di affrontare le criticità di alcune situazioni. Grazie, grazie Gina. E inviterei Pino Nettis, poi c'è solo Adelmo Gaetani da giù e poi Vincenzo, sospenderei perché così mettiamo in atto questi input nell'azione ai tavoli. Io ne ho uno solo di intervento. Perfetto, allora ci siamo, io ce n'ho due, prego. Buongiorno a tutti. Ecco, un mio collega psicologo mi spiegava, ogni tanto bisogna fermarsi a vedere cosa abbiamo fatto, vedere le cose buone che abbiamo fatto per ristorarci, vedere le criticità per andare avanti. Bene, una domanda che spesso mi faccio in tutte le associazioni in cui faccio parte nel mio lavoro. Che cos'è il Rotary? Perché qualche volta qualcuno se lo scorda. Allora, di sicuro il Rotary non è un partito politico dove bisogna fare correnti e arrivare a governare qualche cosa. Non è un'azienda in cui bisogna fare carriera, questa è una cosa chiara, spero che sia chiara a tutti. Sicuramente è un club dove si deve vivere bene e stare bene insieme, questa è la prima regola, che forse qualcuno si scorda. Servire, benissimo, che significa servire? E soprattutto c'è bisogno di Rotary oggi? Sì, c'è bisogno di Rotary, perché dopo il lockdown, dopo le guerre che stiamo vivendo, abbiamo bisogno di qualcuno che dica alla nostra società come ci dobbiamo muovere, in che direzione dobbiamo andare. Se non lo facciamo adesso, e questa è la nostra occasione per far capire finalmente che cos'è il Rotary, ancora viene visto in un'altra maniera, benissimo, questo è il momento in cui noi ci dobbiamo applicare, è la nostra occasione. Quindi i service devono essere soprattutto studiati con cura, devono andare incontro alle esigenze della popolazione e soprattutto devono essere condivisi da tutto. Un grande rotariano che adesso non c'è più, che mi ha insegnato tante cose nella mia vita professionale, ha individuato una cosa bellissima, un concetto, si chiama insiemità, cioè quando facciamo un progetto, quando siamo in un club, tutti dobbiamo vivere quella cosa con lo stesso entusiasmo, non far sì che un progetto cali dall'alto da una persona e gli altri stanno lì centrifugati a fare da spettatori. Questa è la prima cosa. L'altra cosa, quest'anno me l'hanno insegnato alcuni rotariani, quando mi hanno detto un'altra parola simile, pricio, entusiasmo. Bene, io qualche volta mi chiedo, in quest'anno mi sono chiesto, quante volte, ve lo dico pure a voi, quante volte agiamo con l'insiemità, quante volte agiamo col pricio? Fatevi una domanda e datevi una risposta, poi ne possiamo parlare, grazie. Bene. Vai Vincenzo. Enzo Carapellese, club di Molfetta. Il nostro governatore ci invita e ci ha invitato sempre alla concretezza. Due parole sul mantenimento dell'effettivo. L'unico modo per mantenere, uno dei tanti modi meglio per mantenere l'effettivo, è coinvolgere personalmente i soci. Però i soci non possono essere coinvolti in tutti i progetti, perché ognuno di noi ha la sua competenza professionale. Ma può essere coinvolto in tanti modi. Vi faccio un brevissimo esempio proprio per la concretezza. C'è stato un periodo, due
diversi anni in cui noi a Molfetta abbiamo lanciato un progetto per i mesi di luglio e agosto chiamato Anziani Mai Più Soli. Che cosa è successo? Avevamo a quell'epoca tanti medici, tra cui anche, conoscete, la maggior parte di voi ha conosciuto per esempio Tommaso Perardi, passo governo, di grande vaglia e di varie esperienze. Questi medici si sono messi a disposizione, appunto Anziani Noi Più Soli, gratuitamente, previo appuntamento, ed ha avuto un enorme successo questa iniziativa, sponsorizzata insieme al Comune di Molfetta e portata avanti anche con manifesti e con interventi presso le associazioni di anziani. Ovviamente per fare questo i medici hanno fatto i medici, gli altri si sono occupati di tutte le altre questioni pratiche, la sala comunale dove fare gli incontri, l'organizzazione degli incontri stessi, gli incontri, l'autorizzazione del sindaco e della giunta comunale per poter fare questa cosa qui, la sponsorizzazione per fare i manifesti. Quindi questo per esempio può essere anche un esempio di service a costo zero, visto che molto spesso i nostri club fanno anche la questione dei soldi. Grazie. Grazie. Adelmo, prego. Io me lo sto facendo perché data la nostra età, se siamo insieme siamo anziani non più soli. Sei giovane ancora, governatore, non ti nascondere. E il piano strategico richiama il concetto di pluriannualità. La pluriannualità è qualcosa di importante, di difficile nel Rotary, perché il Rotary si fonda sull'annualità degli incarichi. Come possiamo rispondere? Possiamo rispondere in un modo, lavorando di più sui progetti pluriannuali, di qualità ma pluriannuali. I dirigenti in carica rinuncino ad una porzione di creatività e si affidino a creare un'idea che crea una sorta di cordata tra quelli che ci stavano prima, quelli che ci stanno dopo, una cordata che crea visione, che crea prospettiva e che si fonda proprio su progetti che riescono a radicarsi con una base larga, che salgono come fossero una piramide, e questa piramide verso l'alto può essere guardata da tutti e può favorire la comunicazione, come qualcuno chiedeva e richiamava, la comunicazione del club e del Rotary, e farsi conoscere di più e meglio. Grazie. Perfetto, grazie. E siamo in perfetto orario per chiudere questa sessione. Ringrazio tutti gli interventi, c'è ulteriore carne a cuocere, sui tavoli ci sarà tanto da fare, però adesso è il momento di entrare a introdurre l'attività che dobbiamo fare, quindi chiamo Marco che riassumerà brevemente quello che troverete adesso nelle schede che verranno distribuite e sulle quali bisognerà lavorare. Prego Marco. Allora, possiamo distribuire adesso... Sì. Allora, ben ritrovati, speriamo che questi interventi siano stati di ispirazione, perché adesso passiamo alla parte pratica, diciamo, in cui i tavoli saranno chiamati a produrre dei risultati. E adesso vi verranno consegnate delle schede, ci sarà una scheda per tavolo, chiaramente abbiamo sempre la differenza delle due sale, cioè una sala lavorerà sullo sviluppo e l'altra lavorerà sul mantenimento. Vado a memoria, qui sviluppo e giù mantenimento, spero di sì, giusto? Vabbè, non ero sicurissimo. Allora, non fa niente. All'interno dei fogli, i fogli sono strutturati in questo modo, sono elencate le quattro aree su cui avete lavorato la scorsa volta, che sono punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce, e sotto c'è l'elenco di tutti i punti di forza individuati, tutte le minacce, tutte le debolezze e tutte le opportunità. Sotto poi c'è ancora un riquadro con una domanda. Quindi l'attività da questo punto di vista è molto semplice. C'è una domanda, per esempio, ho il primo davanti, il foglio 1 dello sviluppo dell'effettivo,
ci sono i punti di forza elencati e poi c'è un riquadro. La prima riga del riquadro è la domanda a cui dovreste cercare di rispondere. Nello specifico, punti di forza, la domanda strategica è: come possiamo utilizzare e sfruttare ogni punto di forza? Ah, perfetto, grazie, sì. Quindi, questo c'è il laser, sì, ok. Quindi, questo lo troverete riepilogato sui fogli. Questa è la domanda chiave dell'analisi SWOT, spero possiate vedere di qua. Questa è la domanda e questa è la sintesi del lavoro che avete fatto voi, eh? Queste cose che sono elencate qui sotto sono il frutto della sintesi di ciò che avete prodotto a ottobre. Prego. No, in realtà dovreste provare a rispondere a questa domanda su ognuno di questi. Faccio un esempio. La domanda è sempre la stessa. Quindi, come possiamo utilizzare e sfruttare ogni punto di forza? Cioè, vi dico due parole del perché si fa questo lavoro. Perché in realtà il fatto di aver identificato dei punti di forza è un po' come suonarsela e cantarsela da soli. Di per sé serve a poco. Adesso quello che bisogna fare è, ok, abbiamo individuato un punto di forza. Esempio, punto di forza sullo sviluppo dell'effettivo. Pluralità di professionalità e competenze tecniche dei soci rotariani. Bene, questo è il punto di forza. Adesso proviamo a rispondere alla domanda. Come possiamo utilizzare e sfruttare ogni punto di forza? Questo è il lavoro creativo. Quindi, dato questo, e tutti gli altri naturalmente, come punti di forza, in realtà dovete rispondere a tutte, cioè provando a identificare qual è l'azione che si può fare per sfruttare ogni punto di forza, quindi sul primo, sul secondo, sul terzo e sul quarto. Poi ci sarà come possiamo attenuare ogni debolezza. È uguale, questa è la domanda chiave, come possiamo attenuare, e queste sono le debolezze individuate. Andando ancora avanti, nel terzo foglio, come possiamo sfruttare e beneficiare di ogni opportunità? Queste sono le opportunità che avete identificato. E poi ci sarà la quarta parte. Come possiamo ridurre ciascuna delle minacce? Adesso vi dico qualcosa in più. E qui ci sono le minacce. Certo, ci mancherebbe. Scusa Marco se ti interrompo. Volevamo specificare, questo è un po' più tecnico. Vedrete che ogni tavolo ha un foglio solo, una scheda sola. Perché, come l'altra volta, in ogni tavolo andrà identificato un segretario di tavolo, chiamiamolo così, qualcuno che scriva, però tutti collaboreranno ad un'unica scheda, cioè non è individuale, è di tavolo il contributo. Scusa Marco. No, anzi, questo è uno degli elementi chiave. Io dico, se quando lavoro con i gruppi, con i sottogruppi, dico sempre una stessa cosa. Se a un tavolo c'è qualcuno in silenzio che non partecipa al lavoro, stiamo disperdendo delle energie importanti, quindi cercate nei limiti del possibile, della vostra voglia, del vostro desiderio di partecipare tutti quanti, perché se c'è una persona silente non ci sta dando il suo valore aggiunto. Qui siete, non lo so, 80-100 persone con un valore aggiunto, quindi questo è un elemento determinante. Ora volevo darvi due indicazioni più specifiche, poi partiamo con i lavori. La prima, non siate generici. Che cosa vuol dire? Vi faccio un esempio, me ne sono segnata una. Nello sviluppo dell'effettivo, punto di debolezza, c'è scritto scarsa formazione rotariana, inadeguatezza nelle assegnazioni degli incarichi, leadership inefficace, scarsa partecipazione dei soci. E la domanda, abbiamo visto, è come possiamo attenuare ogni debolezza? Ecco, la risposta non è fare più formazione, è ovvio. Cioè, nel senso, se è individuato come punto di debolezza che non si fa abbastanza formazione, dire bisogna fare formazione non serve, questo già si sa. E cercare di identificare un'azione più specifica, di lavorare un po' più a livello progettuale e creativo, questa è la forza dell'analisi SWOT, perché se altrimenti ogni risposta c'è già la domanda, cioè scusate, ogni domanda ha già la risposta, ok? Quindi questo lavoro non servirebbe, cercate di essere specifici nelle azioni che andate a identificare, perché altrimenti la risposta generica lascia un po' il tempo che trova. Questo è un invito. L'altro, di tipo operativo, è la parte più difficile e rilevante, è lavorare sulle minacce, sui punti di debolezza e sulle minacce. Punti di forza e opportunità sono più facili. La parte più difficile è lavorare sulle aree, i punti di debolezza e sulle minacce, come per ognuno di noi, eh? Lavorare sulle proprie debolezze è complicato. Quindi, qui è uguale.
Lavorare nelle due domande, punti di debolezza e minacce, è piuttosto, è più complicato, però quello richiede un grande lavoro, anche le altre due, anche le altre due. Quindi, le risposte che il tavolo andrà ad elaborare nel modo più succinto possibile andranno riportate dalla figura di chi si occuperà di fare il lavoro di segreteria all'interno del riquadro e nel modo più leggibile possibile, perché poi ci dovrà essere qualcuno che dovrà raccogliere tutte le schede e fare una summa, e sappiamo, insomma, adesso ci dirà qualche cosa in più Nino, e quindi rispondete alle domande e scrivetelo qui. La raccomandazione è che il lavoro sia di gruppo. Il tavolo, da questo punto di vista, deve ragionare insieme, deve riflettere, si deve confrontare. Se la risposta è di uno che parla più di tutti, non serve, non è un lavoro di gruppo. Quindi l'obiettivo è quello di cercare di rispondere il più possibile confrontandosi. Nino. Sì, anche qui mi limito a ricordare alcuni aspetti concreti. Dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare a quel paio di pagine di cui ha parlato il governatore prima. Vincenzo ha detto chiaramente, e anch'io ho messo in evidenza, che noi qui non vogliamo fare un documento di 20 pagine che nessuno leggerà mai. Un libro. Parliamoci chiaro, che diciamo che non dà. Vogliamo partire da tantissimi contributi, ma poi essere sintetici, dobbiamo scegliere. I problemi sono tanti, lo sappiamo, ma noi dobbiamo scegliere. E quindi l'invito, adesso seguendo quello che diceva Marco, è: abbiamo già identificato le azioni, una per lo sviluppo e una per il mantenimento. Abbiamo già identificato i punti di forza, di debolezza, eccetera, eccetera. Adesso dobbiamo, in maniera didascalica, intendo dire con delle parole chiave, non con dei discorsi. Qui vedete, per esempio, nelle schede uno spazio riservato. Ecco, non va scritto denso e fitto, va scritto una serie limitata di punti. Come si fa ad arrivare a questi punti? Discutendo i tavoli e quindi scegliendo anche quelle che riteniamo essere le modalità per sfruttare ogni punto di forza condivise da quel tavolo, e quello sarà il contributo al piano strategico finale. Quindi dobbiamo essere sintetici. Vi ricordo che le azioni scelte sono due, quelle generali. A proposito dello sviluppo dell'effettivo, l'azione generale strategica che è stata scelta è sviluppare progetti ambiziosi ed efficaci che affrontino questioni rilevanti per la comunità, pubblicizzando il lavoro del club per soddisfare tali esigenze. Su questa è stata votata, se vi ricordate abbiamo fatto una, per chi c'era, una votazione qui, quindi questa è risultata la più votata, eccetera. Ora, su questa abbiamo identificato punti di forza, punti di debolezza, minacce, opportunità e il lavoro che avete fatto voi. Adesso, avendo identificato questi punti di forza, debolezza, minacce, opportunità per questa azione, così come per l'altra del mantenimento, adesso proviamo a capire come superarle, cioè facciamo la parte strategica, che è quella che andrete a sviluppare ora. Quindi adesso partiamo il lavoro, naturalmente noi siamo qua, siamo in giro, se qualcuno come l'altra volta, se ci sono dei dubbi ai tavoli fate un gesto, noi ci muoviamo, saremo su, giù, insomma siamo qua, quindi per qualsiasi domanda ovviamente siamo a disposizione per la risposta. Se vuoi dare il tempo, vabbè, adesso il tempo è a chiudere mi sa? Sì, adesso abbiamo un'ora da questo momento e quindi non suono la campana, ma immaginate che sia suonato il gong e che quindi buon lavoro, ci diamo da fare e divertitevi. Soprattutto divertitevi. Lavorate col pricio, ecco, come qualcuno questo è un ha ottimo detto, invito. Lavoriamo col pricio. Ottimo invito. Allora amici, riprendiamo, sono sicuro che siete o che abbiate finito perché diversi tavoli hanno già finito o che siete in dirittura d'arrivo, in ogni caso Big Bang ha detto stop, quindi in questo momento noi adesso vi ringraziamo perché abbiamo visto in tutti i tavoli un lavoro veramente alacre e costruttivo. Quindi spero non siate state prolissi e che abbiate usato delle parole chiave e soprattutto che siano leggibili, ma proprio dal punto di vista
della calligrafia. E quindi adesso siamo alla fase finale, quindi sto per dare la parola a Vincenzo, in maniera che ci avviamo verso le conclusioni e poi per chi piacevolmente vorrà trattenersi qui con noi al ristorante avremo modo di chiacchierare ulteriormente. Allora, governatore, il palco è tutto tuo. Va bene, io come al solito farò delle conclusioni di almeno tre quarti d'ora. E allora, mettetevi comodi, Adelmo, siediti. E soprattutto, per piacere, 2 secondi di silenzio, tanto io 3 minuti devo stare. Allora io devo ringraziare di nuovo tutti quanti. Siete stati particolarmente attenti, alacri, come ha detto il dotto segretario. E adesso la palla ritorna a noi, nel senso che quello che voi avrete scritto sarà condensato in una paginetta e costituirà il piano strategico condiviso che porteremo al congresso, almeno per la questione dell'effettivo. Ma siccome, come diceva il titolo di un bel film di qualche anno fa, la pubblicità è l'anima del commercio, io vi voglio ricordare che sabato prossimo a Bari, all'Hotel Excelsior, terremo un seminario sulla finanza etica, ci saranno degli interventi e poi un dibattito coordinato da Felice De Sanctis del Club di Molfetta, con Sergio Magarelli, che è il direttore della sede della Banca d'Italia di Bari, del Club di Bari, con Francesco Mariano Mariano del Club di Lecce. E poi ci sono altre 2 persone, una si chiama Teresa Masciopinto, che è la presidente della Fondazione Finanza Etica, ed infine, direi dulcis in fundo, Francesco Nenoci, professore ordinario alla Cattolica di Milano. Faremo un dibattito su questo tema perché è molto importante. È molto importante perché ormai il bilancio sociale sta già cominciando a essere praticato, perché ci sono rivoli di risorse economiche che possiamo andare a captare, perché tutto quello che interessa l'etica comunque è un elemento che per noi è molto importante. Per cui vi aspetto. Non numerosissimi, ma vi aspetto. Il non numerosissimi è ovviamente una battuta. E quindi ci aggiorniamo domani, anche perché, e ci aggiorniamo a sabato, anche perché la qualità dei nostri relatori è di alto livello, di altissimo livello. Avremo poi la settimana successiva il forum dell'agricoltura organizzato dai club di Matera e Senise Signia, con altri nominativi particolarmente di alto livello. Io vi voglio solamente abbracciare uno a uno, grazie di tutto, grazie per essere stati qui e per aver lavorato insieme a noi, e a presto, arrivederci. Ciao.